Come dire, alla fine l'abbiamo trovata, perché diamo risvolto? T'ho inseguita, dov'è? Buongiorno. Alla Buongiorno, televisione. Ciao. Ciao. L'ho trovata perché è stato un inseguimento e posso capire, perché i giornalisti delle volte devono fare i giornalisti, ma gli atleti devono anche fare gli atleti, quindi un po' si devono nascondere. Perché... Allora partiamo subito dalle domande che non ti devo fare. Non ti chiederò di Antonelli, dice chi è Antonelli? Era colui quale ti ha allenato per un lungo periodo. È già l'occhio è andato un po' così. Un po' di scarico oggi? Oggi sì, è un allenamento di recupero, diciamo, come sempre in programma, diciamo, durante la settimana. Quindi sono abbastanza riposata. Come stai? Bene? No, sto bene, ora sto molto meglio, sono tranquilla, serena, insomma, abbiamo iniziato questo percorso e sono molto contenta. Percorso che, senti, fino a ieri sera sembrava tutto per aria, no? Addirittura si va alle Olimpiadi senza bandiera, quello splendido tricolore che tu hai che ti copre il viso, ma che è il vanto e l'onore di questo paese. Oggi, per fortuna, quell'impasse è superato perché tu nella 10.000 sei la qualificata. Sì, e sei anche colei la quale deve difendere quella cosa meravigliosa di Rio, l'argento olimpico. Sì, diciamo che ho visto questa cosa ciao? Sì, si può tagliare, vero? No, si può tagliare. No! No, ma dai, non ti preoccupare, andiamo avanti così perché andava benissimo, te tranquilla. Anche perché siamo live, quindi... No, questo fatto della bandiera comunque dell'Inno, insomma, avevo letto. Sì, un po' comunque dispiaceva perché andare all'Olimpiadi senza bandiera, insomma, fa un po' effetto. Invece, poi per fortuna oggi c'è stata la conferma si può fare tutto regolare, quindi sono molto contenta di questa cosa. E niente, poi sicuramente difenderò i colori, insomma, dell'Italia nei 10 chilometri. Senti una cosa, però sono 30, le primavere, gli anni, non si dice a una donna mai, no? Dico, però 30 sono. Vabbè, ma non li dimostro, quindi, mi gioco sull'esperienza sicuramente, perché comunque 30 anni, quindi ho avuto tanta esperienza dietro. Passata, esatto, esattamente, quindi sono comunque contenta, insomma, della mia seconda Olimpiade, quindi... Senti, però io stavo guardando il palmarès, no? Quindi prima vincere una Coppa del Mondo, vice campionessa olimpica, vice campionessa mondiale, dico bene, l'oro è sempre lì, un po' latente, poi ci pensi, no? Perché a 30 anni magari è tutto questo. Vabbè, l'oro è sempre lì, cioè comunque, nel senso, non è che si butta via un piazzamento, un secondo, un terzo no, posto. No, per carità, quindi... no, ma per dirti magari... No, per no, certo, l'oro fa ancora più effetto rispetto alla medaglia d'argento. Tu sarei mica di quegli scaramanti che dice, mannaggia, No, però vabbè, l'oro sicuramente è... la punta, insomma, esatto, uno punta sempre al meglio, poi se arriva una medaglia d'argento o di bronzo, comunque abbiamo lavorato bene, insomma, però, sono sempre felice lo stesso. Però non penso che, diciamoci la verità, Bruni allenata adesso da Emanuele Sacchi, la prospettiva, non penso che chiuda qua con l'Olimpiade. Cioè potrebbero diventare 34 anni, potrebbe diventare l'europeo il prossimo anno, però ce lo fai, no, a Roma? Beh, vediamo come vanno le Olimpiadi, poi insomma sarà tutto da vedere, non posso svelare niente, insomma. Un'anticipazione. Nessuno spoiler, vediamo come va, insomma. Non so se ti sposi. No, sposarsi no. Ma a proposito, mettiamola lì sul fatto, diciamo così, sociale e sociologico, e di cultura in questo paese. Tu sei stata la prima atleta a vincere un'Olimpiade a dire sono gay, no? Questo è servito al nostro mondo? Cioè, nel senso che tu vedi una trasformazione, vedi un'evoluzione in positivo, cioè il mondo gay nello sport come sta messo? È una domanda. Secondo me, sicuramente abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti, però diciamo che ancora magari in Italia siamo un po' indietro. C'è però... ancora qualcuno che. Certo, ma possiamo crescere tranquillamente. In questa normalità. In questa normalità, esatto, come ho fatto io, insomma, niente di grave. Anche perché tu, scusi, adesso andiamo invece sul gossip delle squadre. Eri un militare fino all'altro giorno, adesso. Adesso non sei più militare. Non so più militare. Oh, via le stellette. No.
cioè, qual è stato il pensiero? Perché? Si può dire? Vabbè, motivi insomma personali, ho deciso di cambiare un po' tutto e allora... Si può dire che la polizia potrebbe avere il privilegio di avere una grandissima come Beh, te? Penso forse sì, non lo so, vedremo. Anche perché tu sei un po' fuori regola, no? Nel senso positivo del termine, cioè ti alleni all'aniene, sei una tesserata aurea. Cioè quello che vorremmo fosse una globalità. Il mondo dello sport e del nuoto, siamo tutti quanti una grande famiglia. Certo, siamo tutti una grande famiglia, ci aiutiamo comunque nonostante magari sia dell'Aurelia, però col fatto che mi alleno con Manuele Sacchi, insomma, vengo a allenarmi qua all'Aniene. E quindi... qual è il problema? Nessuno? No, nessuno. No, sai perché? Io dicevo che l'Aniene è un po' la Juventus del nuoto, come se tu fossi un calciatore del Toro che va ad allenarsi alla Juve. non c'hai tutti i torti. Vabbè, detta così. È un po' brutale, perdonami. No, va bene. Senti, 10.000 e poi dopo? Una 25, una 5? No, mi fermo alla 10, nel caso vado nella 5 o nella staffetta, ecco, però... Senti, ma cosa ne pensi? Perché noi nell'ultimo periodo stiamo parlando del nuoto di fondo come della disciplina che ha sempre portato un grande prestigio all'Italia, dove tutti si vogliono rilanciare o lanciare, e soprattutto delle cose fantastiche che porta dietro di sé. Stiamo un po' promuovendo, perché sono amici, la Otranto Valona, pensa questa è stata una cosa a staffetta di qua e di là dell'Adriatico. Tu cosa ne pensi di questi grandi eventi del fondo che è cambiato in modo impressionante negli ultimi anni? Beh, sicuramente sì, è cambiato tantissimo, insomma, dal 2006, da quando ho iniziato a gareggiare io, è veramente, cioè, possiamo dire si è un po' trasformato. Sono gare comunque interessanti perché alla fine... Cioè sei in ambiente aperto, esatto, cioè, quindi in mezzo al mare, sempre tutto all'aperto, invece di stare sempre magari in una piscina chiusi, insomma è bello anche vedere e fare esperienze nuove, quindi delle bellissime idee. Uno che è da mare non può essere da piscina. Oddio, io sono più da mare, quindi non posso essere da piscina. Senti, io ti faccio... Ci ho provato però, eh. Lo so, è anche con, diciamo, dei risultati di gran livello. Bello. Senti, come dirti, innanzitutto grazie. Grazie a te. Come si dice, bocca al lupo, crepi lupo, crepi. Tutte le balene possibili. Io mi stappo un attimo, vado 2 metri, sai perché? Okay. Vorrei che tu ti togliessi la mascherina, salutassi tutti quanti gli amici di Swim Biz. Okay. Ciao a tutti amici di Swim Biz. Alla prossima. Alla prossima. Grazie ancora. Ciao. Ciao.